Oggi all'Accademia del Panino Italiano, salame piacentino DOP. Trovare un grande salame sta diventando sempre più complicato, il disciplinare del salame piacentino ci dà una mano, sono salami di ottima qualità, macinatura medio-grossa, grande sapore e grande masticazione, quindi consente di proprio assaporare in pieno il gusto di questo salame. Pepatura non forte, leggera, completamente privo di aglio. Filoncino di grano duro, perché il salame per me chiama il grano duro, il salame è un altro di quei prodotti che non è facile abbinare, ma io mi sono sbizzarrito oggi. Quindi mettiamo un bello strato di salame, tagliato rigorosamente a coltello, formaggio di capra, è una specie di crosta fiorita, tutto a latte crudo, è una capra che fanno proprio al confine nell'Appennino emiliano, proprio al confine fra Modena e Reggio Emilia. Manteniamo anche la crosta e poi mettiamo le nespole, frutta di stagione. Fare i panini con la frutta è molto interessante perché contiene la frutta un'acidità che è perfetta per il salume. In più la nespola che questa nespola in particolare che non è molto matura, in questo caso ci fa gioco proprio perché è ricchissima ancora di acidità. In più ci consente anche di lavorare sui profumi e sui colori. Andiamo a chiudere il panino con un pomodorino confit, un datterino, una punta di zucchero di canna, un po' di sale, del timo fresco e poi passato in forno. Non deve seccarsi troppo, deve rimanere molto morbido. Ecco qua, salame piacentino, capra crosta fiorita, nespole fresche e datterino confit.